Questo è il Falcon F-16 della General Dynamics, un aereo notevole da ogni punto di vista. Quando entrò in servizio nel 1979, rappresentava il meglio della tecnologia aeronautica. Ma mentre l'elettronica che potenzia e dirige questo brillante aereo è il coronamento di anni e anni di studi, il ruolo che questo apparecchio doveva ricoprire rappresentava un passo indietro rispetto all'evoluzione dei compiti di un caccia. Il pilota che vedete su questo F-16 ha poco a che fare con il resto dei suoi colleghi che volano su apparecchi supermoderni e molti più punti in comune con quest'altro che ha i comandi di questo vecchio caccia. Entrambi, infatti, pilotano velivoli che eccellono nel combattimento aereo e negli attacchi al suolo. Quando l'America entrò nella Seconda Guerra Mondiale, si trovò improvvisamente ad affrontare aerei leggeri e maneggevoli, come il tedesco Fokker o lo Zero Nipponico, che si dimostrarono dei veri ossiduri. La punta di diamante dell'aviazione americana che gli si contrappose fu senza dubbio il P-51 Mustang, in principio progettato per rispondere ad una commessa degli inglesi. Quest'aereo venne potenziato a tal punto da farne un caccia a lungo raggio con notevoli prestazioni tecniche e un considerevole carico di armi, in grado di reggere il confronto sia nei cieli europei che in quelli del Pacifico. Le versioni successive del P-51, soprattutto quella con il tettuccio a goccia che garantiva un'eccellente visione esterna, nonostante non fossero agili e leggere come lo Zero Nipponico, ebbero la meglio sugli aerei giapponesi. La combinazione tra velocità, potenza di fuoco e manovrabilità furono le sue carte decisive. L'America, come anche altre nazioni belligeranti, aveva iniziato a sperimentare i propulsori a getto già molto prima della fine della guerra. A quel tempo però la spinta propulsiva era ancora piuttosto bassa e, se si volevano prestazioni ragionevoli, servivano almeno due motori. Fu però solo dopo la guerra che il motore a reazione arrivò ad un punto tale di perfezionamento per cui una sola turbina poteva fornire la spinta necessaria per arrivare ad alta velocità. Ma se in quegli anni lo sviluppo dei jet aveva fatto radicali progressi, l'aerodinamica dei caccia non si era evoluta nella stessa misura. Come in questo F-84 Thunderjet, un velivolo molto versatile ma ancora con le stesse ali dritte e lo stesso tipo di coda in uso durante la guerra. La società North American Aviation, che aveva ideato anche il Mustang, mise allora a punto un nuovo progetto. Dalle informazioni requisite ai tedeschi alla fine della guerra, fu chiaro che un'ala a freccia avrebbe garantito una maggiore velocità, continuando ad offrire al tempo stesso una buona stabilità.
Fu così che nacque l'F-86 Sabre, un velivolo che, dopo aver risolto con successo alcuni problemi riscontrati a basse velocità, si dimostrò un aereo eccellente, estremamente maneggevole anche quando spinto al massimo e dotato di grande potenza di fuoco. Ma l'America non era l'unica a studiare gli effetti delle ali a freccia. Subito dopo la guerra, la Russia, pur avendo continuato a produrre aerei ad ala dritta, aveva anche lei raccolto, come gli Stati Uniti, tutta una serie di dati requisiti ai tedeschi che furono ben presto utilizzati per costruire i nuovi caccia. Il più temibile fu il MiG-15, che, quando apparve per la prima volta in Corea nel 1950, scosse l'Occidente dalla sua inerzia. Nonostante la netta inferiorità dell'aviazione statunitense, se i piloti americani poterono rivendicare, durante tutto l'arco della guerra, un costante successo sui caccia nemici, fu solo grazie alla loro abilità. Fu questo fattore fondamentale a salvare la situazione, ma era chiaro che la fine dei combattimenti aerei tradizionali era vicina. All'inizio degli anni 50, gli americani erano convinti che il compito principale dei caccia fosse quello di abbattere i bombardieri russi a lungo raggio, l'unico tipo di aereo in grado di sferrare un attacco nucleare. Ci si rese quindi conto che le armi migliori per distruggerli non potevano essere le mitragliatrici di solito montate sul Sabre, ma i missili, sperando che almeno uno potesse colpire il bombardiere incursore. Fu così che, col passare del tempo, i razzi subirono delle modifiche, sia quelli aria-aria che quelli terra-aria, con la conseguenza che il loro perfezionamento ridusse il ruolo dell'aereo a quello di una semplice piattaforma da dove farli partire. C'era quindi bisogno di costruire caccia più veloci e in grado di volare più in alto, dove la maneggevolezza non avrebbe più costituito un problema. Negli anni 60 la situazione dell'aviazione americana non era tra le più floride. I cacciabombardieri impegnati in Vietnam, se da una parte erano efficienti negli attacchi al suolo, dall'altra scarseggiavano nel combattimento aereo. Anche le loro versioni più sofisticate e veloci risultavano essere sempre meno agili dei MiG vietnamiti, che dal canto loro invece non erano altro che delle varianti leggermente migliorate di quelli usati in Corea 15 anni prima. Un altro fattore di complicazione era dato dalle cosiddette regole di combattimento, che richiedevano ai piloti americani di vedere e di identificare il bersaglio da vicino prima di colpirlo. Questo significava che le tattiche di attacco contro i bombardieri russi con missili a lungo raggio erano impossibili. Fu la Marina a trovare una soluzione a tutti questi problemi. I suoi ingegneri, infatti, oltre a creare velivoli superveloci che fungessero da piattaforme per il lancio di missili, progettarono inoltre un aereo molto versatile, il McDonnell F-4 Phantom, chiamato anche lo scaricatore di St. Louis, a causa della sua città d'origine e della sua capacità di scaricare grosse quantità di bombe. Thank you.
In realtà, il Phantom non fu mai un vero caccia, ma la sua velocità molto elevata ed un certo grado di manovrabilità ne fecero in qualche modo una risposta al problema dei MiG. Per risolvere in modo definitivo questo problema, sul finire degli anni 60, sia la Marina che l'aviazione americana iniziarono, separatamente, degli studi che portassero alla creazione di un aereo che riempisse il vuoto creato dalla mancanza di un caccia maneggevole. La Marina, per cercare di sviluppare un aereo che potesse svolgere con successo due diversi tipi di missione, decise di adottare un programma sofisticato, ma molto costoso. Nacque così il Grumman F-14 Tomcat, che se da una parte aveva ancora l'equipaggio di due uomini, come il Phantom, dall'altra possedeva le ali a freccia variabile, che si adattavano a seconda del tipo di missione da svolgere. Con le ali piegate all'indietro sino ad assumere la configurazione a delta, il Tomcat era in grado di raggiungere velocità molto elevate e di prendere quota con estrema rapidità. Con le ali completamente allargate, invece, acquistava maggiore agilità e, nonostante la sua considerevole mole, surclassava nella manovra aerei molto più piccoli. Inoltre, grazie alle sue prestazioni, poteva anche adempiere al compito fondamentale di difensore della flotta, data la sua capacità di lanciare con estrema precisione missili teleguidati a grande autonomia contro bersagli aerei nemici. L'aeronautica, invece, avendo differenti necessità, propendeva più verso l'F-15 Eagle ad ala fissa, progettato dalla McDonnell Douglas. Questo monoposto, dalle alte prestazioni, è ancora senza dubbio il miglior caccia da combattimento aereo che gli Stati Uniti abbiano mai avuto, ma il suo costo proibitivo ne limitò fortemente la diffusione. Il problema è che esisteva la necessità di avere un caccia dalle caratteristiche elevate, ma dal costo contenuto, che potesse essere costruito in numero sufficiente da poter competere con quelli sovietici. Fu così che il 6 gennaio del 72 il Ministero della Difesa indì una gara d'appalto tra varie compagnie. Delle 9 aziende che inizialmente presentarono i progetti, alla fine ne rimasero soltanto due, la Northrop e la General Dynamics. La Northrop, in collaborazione con la McDonnell Douglas, propose un bireattore leggero a due derive, molto simile all'F-15, ma alquanto più piccolo. Al progetto fu assegnata la sigla YF-17 e ne furono ordinati due prototipi. Il progetto della General Dynamics impiegava invece un singolo reattore dello stesso tipo dell'F-15, fattore questo non da poco, dato che ciò garantiva all'aeronautica una certa comunanza di parti di ricambio. Ma mentre sulla maggior parte dei caccia si montavano due propulsori a salvaguardia di eventuali avarie, la General Dynamics decise di puntare sul motore Pratt & Whitney F-100. Anche in questo caso furono ordinati due prototipi, a cui fu data la sigla di YF-16. Completato nel gennaio del 74, il primo F-16 venne poi portato alla base di Edwards, dove il 2 febbraio fece tutta una serie di test, tra cui volo di collaudo, in preparazione del confronto con il suo diretto avversario, l'YF-17. La
L'aereo della Northrop invece fu completato nel giugno del 74 e dopo vari collaudi fu stabilito di farlo volare insieme a quello della General Dynamics per poter così decidere quale rispondesse meglio ai compiti prestabiliti. Tra i due furono le caratteristiche generali dell'F-16 a impressionare maggiormente i dirigenti del Ministero della Difesa e il 9 aprile del 75 fu firmato il primo contratto per la preproduzione di 15 aerei, con la prospettiva di costruirne 650 nei seguenti 5 anni. Nonostante la scelta finale, non bisogna pensare che il progetto della Northrop fosse mediocre, tanto che i coprogettisti della McDonnell Douglas continuarono a perfezionarlo finché non si concretizzò nell'F-18 Hornet, attualmente in servizio presso la Marina. Un altro problema di cui entrambe le industrie contendenti erano consce era che i vecchi F-104 Starfighter, parte integrante dell'aviazione di parecchi stati, aderenti alla NATO, avrebbero dovuto essere sostituiti in breve tempo e che la lotta, che si sarebbe scatenata per la conquista di una commessa simile, sarebbe stata il duello del secolo. L'occasione ideale per dimostrare le capacità dell'F-16 ai possibili clienti europei arrivò con il Salone di Parigi del 75. Nelle mani del collaudatore capo della General Dynamics, Neil Anderson, il leggero caccia bianco-rosso-blu impressionò notevolmente gli esperti, molti dei quali studiarono a fondo il progetto, alla ricerca del giusto aereo che sostituisce il caccia europeo, un aereo che doveva garantire ottime prestazioni ad un prezzo contenuto, dato che, qualunque velivolo fosse stato scelto, avrebbe dovuto fronteggiare l'immensa forza aerea del Patto di Varsavia. A prescindere dall'esito della mostra, è probabile che le aeronautiche del Belgio, della Danimarca, dell'Olanda e della Norvegia avessero già deciso che l'F-16 era l'aereo più adatto per l'Europa. Fu così che, meno di un mese dopo, fu firmato un contratto per un ordine complessivo di 306 esemplari, sulla base di una produzione congiunta che garantiva lavoro a una ventina di ditte su entrambi i lati dell'Atlantico. Con un tale ordinativo in mano, le officine di Fort Worth lavorarono a pieno ritmo per circa un anno e nel dicembre del 76 il primo monoposto F-16A uscì dalla catena di montaggio. Per la General Dynamics era la giusta ricompensa di tutti gli sforzi fatti in quegli anni. Il concetto di caccia multinazionale era ormai sulla strada della realizzazione. Non c'è dubbio che il segreto del suo successo è da ricercarsi nella somma di svariate innovazioni tecniche, molte delle quali furono qui utilizzate per la prima volta. Come per esempio il motore F-100, il cui positivo collaudo fu la ricompensa alla fiducia che la General Dynamics aveva riposto in un unico ma superlativo motore. Anche il tentativo di ridurre lo stress del pilota durante le manovre fu a suo tempo un'innovazione, qualcosa che nessuno aveva mai tentato. Durante la costruzione dell'aereo, il seggiolino venne piegato all'indietro di circa 30 gradi, in una posizione simile a quella che vedete ora. In questo modo il pilota non solo faceva meno fatica, ma aveva anche la sensazione di essere effettivamente una parte stessa dell'aereo. Inoltre, il progetto dell'abitacolo venne disegnato in modo che l'aviatore avesse sempre sotto gli occhi tutto il pannello strumenti.
Anche il sistema di presentazione dati a testa alta, il cosiddetto UHD, fu progettato per proiettare informazioni fondamentali su un visore posto all'altezza degli occhi del pilota, visore che era anche il mirino delle armi di bordo, in modo che, nel momento dell'azione, i suoi occhi non dovessero mai abbassare lo sguardo sulla plancia. Fu montato anche un radar dell'ultima generazione per la ricerca, il controllo dei missili e la loro guida. Un'altra caratteristica tipica di quest'aereo, e non certo una delle più trascurabili, era il tettuccio completamente trasparente. La General Dynamics si rese conto che la massima visibilità, come già nel Mustang e nel Sabre, poteva fornire al pilota quel qualcosa in più di cui si può aver bisogno per abbattere il nemico. La sezione anteriore della fusoliera ed il suo raccordo con l'ala fornivano all'aereo maggior portanza ed un accresciuto controllo laterale. La straordinaria manovrabilità che consentiva al pilota di dominare su tutti gli altri aerei fu la conseguenza dell'unione di due nuove tecniche. Il movimento elettrico dei comandi di volo attraverso il sistema fly-by-wire e la riduzione della stabilità statica grazie al cambio di posizione del centro di gravità. In genere, quando tutte queste innovazioni vanno di pari passo con il controllo automatico di volo, ne deriva che l'aereo può essere considerato un vero fuoriclasse. La velocità nelle operazioni a terra è essenziale in un moderno caccia. La sua capacità di atterrare, di rifornirsi, di effettuare piccole riparazioni e di riarmarsi in breve tempo sono tutti aspetti fondamentali se si vuole essere efficienti e sempre pronti al combattimento. L'F-16 fu progettato tenendo ben presente proprio queste esigenze. Inoltre, in considerazione delle sue possibili missioni aria-aria, fu, fin dall'inizio, dotato di un folto numero di armi, tra cui dei missili e un cannone M61. Costruire un aereo dalla concezione multinazionale significava che le industrie dei quattro paesi europei partecipanti al progetto avrebbero beneficiato non solo della commessa in se stessa, ma anche di tutta una serie di contratti in subappalto o sotto autorizzazione, dato che il 10% della componentistica di tutti gli aerei dell'aeronautica americana doveva essere prodotta in fabbriche europee, fabbriche che, a loro volta, avrebbero tratto ulteriori benefici dalla vendita dei pezzi di ricambio ad altre nazioni. Ma il primo e maggiore impianto di produzione doveva rimanere la fabbrica della General Dynamics a Fort Worth, nel Texas. Il progetto era talmente vasto che si dovettero realizzare dei modellini in scala dei vari settori che componevano tutta un'unica grande catena di montaggio per avere una prima idea dell'organizzazione del lavoro.
Mentre a Fort Worth il lavoro di produzione e montaggio procedeva a pieno ritmo, proseguiva anche la fabbricazione dei componenti europei. Nell'agosto del 78 il primo F-16 di serie uscì dalla fabbrica di Fort Worth ed iniziò le prove di accettazione. Circa sei mesi dopo, nel gennaio del 79, l'aviazione americana prese in consegna il primo F-16, che venne battezzato Fighting Falcon. Nel giro di qualche settimana, anche le aviazioni degli altri paesi ricevettero i loro aerei. Wow.
Anche altri paesi dimostrarono interesse per l'F-16, incluso l'Iran, che nel 79 ne ordinò 160. Ma il ribaltamento della situazione politica fece fare marcia indietro agli Stati Uniti, che rifiutarono l'ordine. Alla fine, una parte di quell'ordine, per la precisione 79 aerei, finirono tra le fila dell'aviazione israeliana. Pian piano, un po' alla volta, l'F-16, sia nella variante mono che in quella biposto, stava diventando il caccia più utilizzato dai paesi occidentali e in particolare da quelli che non possedevano una propria produzione aeronautica. Ci furono solo un altro paio di versioni oltre a queste che, sebbene non siano mai entrate in produzione, costituirono comunque un eccellente lavoro di ricerca e dimostrarono quanto versatile fosse quest'aereo. Una di queste versioni fu la AFT, ovvero Advanced Fighter Technology Integration, integrazione di tecnologie per un caccia avanzato, versione riconoscibile per le due larghe pinne che quasi sfiorano la pista, poste al di sotto della porzione inferiore della presa d'aria. Queste pinne si muovono come dei timoni e, quando sono manovrate dal computer in contemporanea con le altre superfici aerodinamiche, l'aereo può essere spostato lateralmente fornendo ulteriore agilità ad un caccia come questo, già oltremodo manovrabile. Ma il progetto era puramente a fini sperimentali e non suscettibile di applicazione pratica in grande serie, sebbene i risultati raggiunti saranno utilizzati dalle prossime generazioni. L'altra versione fu l'F-16 XL, che montava un'ala a delta invece della consueta coppia di ali e di impennaggi orizzontali. In realtà, una simile modifica avrebbe consentito una maggiore capacità di carico e di autonomia, ma fatto interessante ed insolito, sebbene l'idea fosse solo a carattere sperimentale, una volta adottata avrebbe permesso di migliorare il modello standard dell'F-16, facendo rimanere inalterata la fusoliera. La base aerea di Hill, nello stato dello Utah, sede del 338° stormo da caccia, il primo ad impiegare il Falcon, è in genere una località molto affollata durante il periodo delle esercitazioni. Man mano che gli equipaggi acquistano familiarità con il velivolo, diventano sempre più consci che le sue prestazioni sono straordinarie, sia nei combattimenti aerei che negli attacchi al suolo.
Non deve meravigliare dunque se nell'81 l'F-16 fu scelto per rappresentare il comando tattico aereo americano nella gara di bombardamento a squadre a Lossiemouth in Scozia. La competizione doveva evidenziare le capacità di attacco di due differenti tipi di aerei inglesi e di altri due americani. In Gran Bretagna, in quel momento, l'ultima novità in materia di attacco al suolo era il BAC Jaguar, il cui pilota vediamo qui ricevere i saluti di buon viaggio da parte del personale della base. Il bombardiere americano F-111, quello con le ali a freccia variabile che fu impiegato in Vietnam, pur provenendo dalla stessa fabbrica dell'F-16, era un suo diretto concorrente. C'era poi il bireattore inglese Buccaneer, con molti anni di servizio alle spalle come aereo d'attacco navale, ma in quel periodo impiegato dall'aviazione. Tutti e tre questi aerei avevano dimostrato eccellenti caratteristiche. Ma il vero punto interrogativo era il nuovo venuto. L'F-16, un semplice caccia, doveva vincere una gara di precisione persino nei confronti dello Jaguar, aereo espressamente progettato per l'attacco al suolo. La competizione non riguardava solo la precisione di bombardamento, ma anche la rapidità nelle operazioni di rifornimento, l'efficienza, la navigazione, il turnover dei velivoli, le tattiche e l'abilità dei piloti. La squadra dell'F-16 si dimostrò sempre di un'efficienza straordinaria in tutti gli aspetti. Quando i risultati finali vennero elaborati, fu il brillante caccia della General Dynamics ad aggiudicarsi il primo posto. Ma il suo successo a Lossiemouth non avrebbe dovuto essere una sorpresa perché, 10 giorni prima, aveva potuto dimostrare al mondo le sue capacità nell'attacco che l'aviazione israeliana, partendo dalla base nel Sinai, portò con devastante precisione sull'impianto nucleare iracheno di Osirak, vicino a Baghdad.
l'obiettivo della missione era volare per 650 miglia attraverso territori ostili e distruggere l'impianto poco prima che diventasse operativo, privando così l'Iraq della possibilità di produrre bombe atomiche. La rotta più diretta sarebbe stata di norma la scelta primaria, ma Israele è una nazione circondata da nemici e le postazioni radar arabe lungo il confine giordano avrebbero captato gli aerei in arrivo da Occidente. Prendere una rotta curva molto più a sud sarebbe stato preferibile, salvo per il fatto che l'AWACS, l'aereo radar americano di base in Arabia Saudita, avrebbe potuto identificare movimenti di apparecchi anche a grande distanza. Così il piano fu rifiutato. Una terza e più rischiosa opzione era quella di tentare di svicolare attraverso le postazioni radar arabe. Per renderla realizzabile, i piloti israeliani si abituarono a volare a quote estremamente basse su lunghe distanze. Studiarono anche tutta la dislocazione dell'impianto e le sue caratteristiche, ma in particolare la posizione dell'edificio che ospitava il reattore centrale. Anche quando l'incursione ebbe termine, rimasero gli interrogativi sul tipo di arma usata dagli israeliani, perché quando colpirono lo fecero con tale precisione che alcuni osservatori ritennero avessero fatto uso di bombe a guida laser, simili al tipo progettato dagli Stati Uniti. In questo filmato potete vedere come la bomba aggiusti costantemente la traiettoria in volo, finché non ha trovato il suo bersaglio. Si ritiene che Israele abbia progettato da solo le sue bombe teleguidate, ma il governo comunque insiste nel dire che quel giorno furono usate solo bombe convenzionali da 900 kg e che l'estrema precisione fu dovuta solo all'affidabilità dell'F-16 e al costante addestramento dei suoi piloti. Nel tardo pomeriggio del giorno destinato al raid, 6 F-15 israeliani destinati alla scorta degli 8 F-16 decollarono dal deserto del Sinai. Sfrecciando a bassa quota, sfiorarono l'estremità meridionale della Giordania in assoluto silenzio radio e, fidando esclusivamente nel loro coraggio e addestramento, volarono rasentando le colline. Sembra che a un certo punto la missione sia stata effettivamente messa in pericolo dal controllo a terra degli arabi. Ma la prontezza di riflessi di un pilota israeliano che si mise a parlare in arabo riuscì a convincere gli operatori radar che si trattava di un volo di addestramento giordano. Un altro rapporto, invece, afferma che gli israeliani salirono di quota e strinsero la formazione a tal punto che ai radar a terra apparvero come un grosso aereo di linea. Si dice anche che almeno uno degli F-16 fosse un biposto con a bordo un cameraman incaricato di filmare l'attacco. Dopo 80 minuti di volo, la pattuglia si avvicinò al bersaglio e si preparò a colpire. Gli F-15 si staccarono dalla formazione per assicurare la copertura necessaria e gli F-16 salirono di quota per predisporsi alla picchiata finale. Le prime bombe colpirono immediatamente il bersaglio, poi arrivarono le altre. In meno di 2 minuti l'impianto nucleare era distrutto e i piloti israeliani poterono riprendere indisturbati la rotta verso casa. Ma se il raid su Baghdad aveva dimostrato le reali capacità dell'F-16 come bombardiere, un anno più tardi, quando la Siria minacciò l'aeronautica israeliana con missili antiaerei, gli F-16 dimostrarono la loro abilità anche come caccia nella valle della Bekaa. Assieme agli Eagle e agli F-4, sbaragliarono i MiG siriani in una serie di classici combattimenti aerei, dimostrando così quanto i loro nemici fossero avversari di poco conto.
Che sia stato con l'aviazione israeliana in Medio Oriente o con l'aeronautica americana, oppure nelle mani di altri piloti della NATO, il Falcon si è sempre misurato in esercitazioni più che realistiche, se non in veri combattimenti, dimostrando così di essere uno dei caccia migliori nati dopo l'avvento dei reattori. L'immagine della cinemitragliatrice impressa sul bersaglio simboleggia quello che in realtà è il Falcon F-16. Un aereo che, se da una parte rinverdisce le migliori tradizioni del Mustang e del Sabre, dall'altra chiede al pilota di essere continuamente al passo con i progressi della tecnologia, quella stessa tecnologia che in tutti questi anni ha coadiuvato gli Stati Uniti nella ricerca della superiorità aerea sul nemico.